Buongiorno, mi presento, sono Mariangela Rondanelli, sono medico, endocrinologo e specialista in scienza dell'alimentazione e lavoro presso l'azienda di servizi alla persona di Pavia, nello specifico presso l'Istituto Santa Margherita. Sono professore associato in scienze tecniche e dietetiche applicate alla Facoltà di Medicina dell'Università di Pavia. In questo momento di grande attenzione per la salute e ovviamente di isolamento, come stiamo vivendo, è importante essere sempre attenti al nostro tipo di alimentazione. Infatti, anche il Ministero della Salute ha posto accento e quindi attenzione su questo argomento e se siete interessati potrete trovare sul sito dei consigli molto significativi su questo argomento e anche dei video interessanti su come preparare cibi che possano essere utili in questo momento. E appunto, quali sono i cibi a cui non dobbiamo assolutamente rinunciare? Sicuramente sono le 5 porzioni fra frutta e verdura al giorno. Queste devono essere, per quanto riguarda la verdura, una porzione di verdura cruda e una porzione di verdura cotta, e poi 3 frutti nella giornata, ad esempio una spremuta per colazione, e poi i 2 frutti dopo pranzo e dopo cena o come spuntini, a seconda di come siamo abituati. Perché frutta e verdura sono ricchi di vitamine e minerali che possono essere utili a mantenere le nostre difese immunitarie attive e quindi pronte alla risposta. Ricordiamo che è importante anche assumere frutta e verdura di stagione, quindi in questo momento iniziano gli asparagi, ci sono i peperoni, ci sono tante verdure di stagione che possiamo trovare e ci permettono di fare il pieno di vitamine e minerali. Non dimentichiamo anche gli alimenti proteici, il nostro cuore, la funzionalità respiratoria, ovviamente i nostri muscoli dipendono dall'assunzione di proteine che quotidianamente dobbiamo effettuare almeno 3 volte al giorno, colazione, pranzo e cena. Quindi, ad esempio, una colazione con ricotta insieme ad un velo di marmellata, pranzo con alimenti che siano ricchi di proteine vegetali, come ad esempio i legumi, una classica pasta e fagioli, riso e piselli, sono un'ottima scelta. E poi a cena un secondo con di carne o pesce o uova o formaggi. Il pesce deve essere assunto almeno 3-4 volte alla settimana, carne bianca 3-4 volte, carne rossa una sola volta, carne processata, quindi salumi, una sola volta alla settimana. 2-3 uova alla settimana vanno benissimo, per i formaggi cerchiamo di scegliere quelli meno grassi da assumere 2-3 volte alla settimana. Yogurt invece e latte parzialmente scremato devono essere assunti tutti i giorni. In questo modo andiamo a soddisfare i fabbisogni di proteine del nostro organismo. Quindi è importante che ci muoviamo insieme ad assumere una dieta adeguata. Ricordiamo che la parola dieta, appunto, arriva dal greco e non ha l'accezione a cui siamo oggi abituati, che significa sostanzialmente privazione. La parola dieta invece significa stile di vita, quindi corretta alimentazione e adeguata attività fisica. Di conseguenza, anche se siamo in casa, ricordiamo di muoverci il più possibile. Togliamo le ciclette magari dalla cantina o dalla soffitta, usiamo i tapis roulant se l'abbiamo, usiamo tutte quelle possibilità che sono utili per muoverci, anche banalmente le classiche bottigliette dell'acqua da 500 ml che ci permettono di fare un minimo di attività fisica di resistenza. E non dimentichiamo l'idratazione. Essere idratati è fondamentale, permette al nostro organismo di essere in buona salute, quindi il mattino ci svegliamo e consideriamo poi di arrivare a sera avendo bevuto almeno 1,5 litri. L'ottimale sarebbe 2 litri al giorno. Non preoccupiamoci, naturale, gassata, ognuno scelga quello che preferisce, l'importante è che beva. Vi ringrazio per la vostra attenzione.